Microfono. Sara può partire. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti dall'assessorato alla cultura del Comune di Cadoneghe. Abbiamo il piacere di questa sera di ricordare appunto la giornata della memoria. Abbiamo invitato con noi e siamo lieti di averli con noi vari ospiti. La serata è incentrata su una parola chiave, testimonianza. Che cosa abbiamo voluto fare questa sera in occasione della giornata della memoria 2021? Abbiamo voluto con noi le testimonianze dirette dei parenti, di coloro che hanno vissuto in prima persona una esperienza oltre l'umano. E quindi abbiamo pensato di avere con noi, e ve li presento, il rabbino capo della comunità ebraica di Venezia, Rav Daniel Tutu. Buonasera, rabbino. L'avvocato Parenzo Gianni, presidente della comunità ebraica di Padova. Buonasera. Franco Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca, uno dei giusti tra le nazioni. Buonasera, Franco. Buonasera. Il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, Buonasera. e tra un po', sarà collegata con noi anche la nipote di Gino Bartali, Gioia Bartali. Lei è in viaggio, è riuscita, insomma, in extremis a farci questo piacere di riuscire a collegarsi. Era ospite per la registrazione di una trasmissione televisiva, per cui la ringraziamo tantissimo del suo intervento. E inizierei con dare la parola al sindaco di Cadoneghe per un suo intervento rispetto a questa serata. E grazie a tutti, grazie di essere presenti. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera e grazie all'assessore Sara Ranzato che mi ha preceduto. Un cordiale saluto e un saluto di benvenuto agli ospiti di questa sera, che sono degli ospiti a noi molto graditi e per me è un onore avere con noi in diretta e poter condividere insieme a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando attraverso i mezzi di comunicazione, il rabbino capo di Venezia, Daniel Tuitù, che ringrazio per la presenza, il presidente della comunità ebraica di Padova, il signor Gianni Parenzo, che ringrazio davvero molto, e ringrazio anche Franco Perlasca e anche Giorgia Bartali, che si collegherà con noi tra poco. Quindi un cordiale saluto agli ospiti di questa sera, alle autorità religiose, un caloroso e intenso saluto anche a chi ci sta seguendo questa sera da casa attraverso una modalità nuova, quella appunto che ci è dettata, e siamo anche un po' tutti costretti a casa dovuta alle contingenze e alle ristrettezze sanitarie. Si tratta di una serata che offriamo al grande pubblico, una serata di grande spessore culturale, quella che viviamo qui a Cadoneghe, anche se via etere. Ed è la prima volta che a Cadoneghe realizziamo ed organizziamo un incontro di questa portata, importanza e di questo spessore. Da quando ci siamo insediati, abbiamo voluto iniziare un cammino mano a mano con la comunità ebraica di Padova, un modo diverso sicuramente di raccontare chi siamo, la nostra storia, le nostre radici comuni, ma anche le nostre sofferenze e le vicende, direi, tragiche che hanno segnato irrimediabilmente la nostra storia recente. L'anno scorso i ragazzi delle nostre scuole, delle scuole di Cadoneghe, sono andati in visita alla sinagoga di Padova, un progetto che abbiamo fortemente voluto e proposto alle famiglie e ai ragazzi,
un progetto, devo dire, molto importante. Abbiamo deciso dall'anno scorso e soprattutto quest'anno di continuare questo cammino, ma abbiamo deciso di raccontare e di mantenere viva la memoria storica partendo dai testimoni e dalle vittime, che sono gli ebrei. Gli ebrei d'Italia ed Europa nella prima metà del secolo scorso sono state vittime e oggi sono testimoni di sofferenze indicibili. Noi tutti sappiamo cosa è accaduto, ma abbiamo il dovere di non dimenticare e di mantenere viva la memoria. Quindi la serata di questa sera e il nostro impegno come amministrazione e come primo cittadino della mia comunità, la comunità di Cadoneghe, è quello di mantenere viva la fiamma della memoria. Noi però siamo qui a dare il senso profondo di questa giornata, quella di domani, il 27 di gennaio, una giornata così importante per tutti noi. Gli ebrei d'Italia sono parte integrante della nostra storia, dell'Italia, e negare la loro storia e le nostre radici vuol dire negare parte sicuramente di noi, della nostra civiltà, della nostra storia millenaria. E quindi voglio esprimere ancora una volta la nostra solidarietà, la mia solidarietà rinnovata agli ebrei d'Italia, e anche la nostra riconoscenza a tutti voi e anche alle famiglie e ai figli che oggi raccontano ciò che è successo, per mantenere appunto ancora viva la memoria storica collettiva, che non è banale. Tutti sappiamo domani quindi essere una giornata importante. Quel 27 gennaio del 1945 l'esercito russo entra ad Auschwitz, ma non era la fine della guerra, non era la fine delle persecuzioni di massa. Ad Auschwitz e poi Birkenau trovarono 7.000 prigionieri malati allo stremo, lasciati lì a morire dai nazisti in fuga. E all'interno di quel campo, direi spettrale, sconfinato, trovarono la più grande e moderna, efficiente macchina, quella messa in campo dai nazisti, la più perfida macchina di morte che l'uomo aveva mai costruito. E nel luglio poi del 2000, in ricordo della liberazione di Auschwitz, il Parlamento italiano fa un passo importantissimo che noi dobbiamo ricordare ed ha istituito la giornata della memoria, una ricorrenza che è dedicata alla Shoah e al folle progetto, per non dimenticare quel folle progetto messo in atto dai nazisti, il progetto che era quello di sterminare gli ebrei, di cancellare dal nostro continente la loro presenza millenaria e direi laboriosa, ed era diciamo pervicacemente legata alla nostra comunità. Ricordiamo le leggi razziali del fascismo, volute dal fascismo, un'indelebile macchia nella nostra storia recente, un gravissimo errore. E noi dobbiamo ricordare poi, e lo faremo questa sera, grazie a voi, i nostri connazionali che sono stati deportati nei campi di concentramento. Ricordiamo quindi i giusti che, a sprezzo della loro vita, mettendo a repentaglio della loro vita, hanno salvato quella degli altri. Molti decenni quindi ci separano da quella stagione degli orrori, però noi oggi siamo chiamati come amministratori, come personalità e rappresentanze religiose, ma anche come cittadini di questo mondo che non si deve dimenticare, e soprattutto oggi i testimoni diretti di quello che è stato, per ragioni evidentemente anagrafiche, si stanno via via sempre più assottigliando. Però il 27 di gennaio non può assumere quella staticità di quelle ricorrenze che non hanno significato, no? Sono quelle ricorrenze comandate, cosiddette. Le baracche, i forni, le camere
a gas non ci abbandonano, non sono scritte nei libri di storia, ma sono state tramandate, sono tramandate ancora nella memoria collettiva. E quindi noi siamo chiamati a riflettere sul ciglio di quell'abisso che rappresentavano i campi di concentramento, e noi ci interroghiamo continuamente. E come noi si sono interrogati naturalmente storici, filosofi, voi, noi assieme. Però è un quesito quello del perché tutto questo, chi, come mai, diciamo, cosa poteva, cosa ha fatto, cosa ha scaturito, diciamo, quella barbarie. È una riflessione che ancora oggi ci pervade, però rimane risolta. E come ha scritto appunto Primo Levi, se comprendere è impossibile per tutti noi, conoscere è necessario. È impossibile comprendere, ma è necessario conoscere ciò che è stato. L'Italia, terra cristiana, diciamo centrale nell'umanità e nel progresso tecnologico, culla del Rinascimento, patria di Dante, Leonardo, Galileo, non fu immune dal virus antisemita. E anche gli ebrei in Italia furono perseguitati tanto quanto in Germania, magari non in maniera così vasta, ma hanno subito ogni tipo di discriminazione professionale, economica, politica. Insomma, anche l'Italia, diciamo, è stata pervasa da quell'incredibile virus. Tante persone in Italia hanno nascosto gli ebrei in fuga. Ricordiamo il questore Paratucci, Edoardo Focherini. Sono 500 gli italiani, circa 500 gli italiani riconosciuti da Israele come giusti. E non è un numero, diciamo così, esiguo. È un numero sicuramente importante. Tra i giusti noi ricordiamo il nostro Giorgio Perlasca, uomo che si oppose all'Olocausto, una straordinaria vicenda che ha avuto più volte modo di ricordare, ma si trova tra i giusti oggi fra le nazioni, nel museo dello Yad Vashem. E voi vi ricordate, insomma, la domanda che fece a Mixer, perché dobbiamo ricordare questa storia? Perché bisogna sapersi opporre alla barbarie se, diciamo, la storia ce la ripresenta. Insieme a lui anche Gino Bartali, che oltre, diciamo, a essere stato un grande sportivo, ha messo a disposizione, diciamo, il suo essere sportivo per aiutare molti ebrei, più di 800, e anche egli dal 2013 è riconosciuto come giusto tra le nazioni. Questo grande bagaglio storico abbiamo voluto questa sera condividerlo con voi, con Rabbino Capo di Venezia, presidente della comunità ebraica di Padova, con Franco Perlasca, Gioia Bartali, e con tutti i cittadini e chi ci sta ascoltando questa sera, che siete anche davvero tanti. Quindi grazie a voi, grazie all'assessorato alla cultura, per essere qui con noi questa sera e condividere con noi questo cammino fatto di memoria collettiva che noi dobbiamo, e siamo, diciamo, portatori di testimonianza, ma soprattutto voi abbiamo il dovere che quella fiammella che è la memoria collettiva non si spenga mai. Grazie Sindaco. Allora io darei a questo punto la parola al Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Venezia, che ringrazio, Daniel Toitu, prego. Shalom, buonasera, Toda Rabba, grazie per l'invito a partecipare a questa serata di studio, di pensiero, di riflessione sulla Shoah, e grazie al Sindaco, e voglio ringraziare specialmente Franco per la gran storia del suo padre, quello che ha fatto per il popolo ebraico e quello che ha fatto per l'umanità. Buonasera anche signor Parenzo, presidente della comunità di Padova. Bene, già che stiamo parlando di uno dei grandi delle nazioni che ha deciso, ha preso le decisioni corrette, etiche e giuste durante un'epoca della più scura, della più buia della storia dell'umanità, e che succede in Ungheria, voglio un po' ricordare la persona, la figura magari, di un grandissimo ebreo, che anche possiamo dire che è stato mio vicino per molto tempo. Sto parlando del rabbino Yekutiel Yehuda Halberstam, quello che è chiamato più popolarmente del Admor di Tanz, un rebbe hasidico, un capo di un gruppo hasidico,
che nella piccola città di Halberstam in Ungheria aveva prima della guerra, appena nato nel 1890, qualcosa così, aveva già una gran famiglia, 10 figli e 400 allievi nella sua yeshiva. Lui era rabbino capo della città, capo del tribunale, eccetera. Quindi aveva già fatto su vita, possiamo dire. E quando succede la Shoah, vabbè, possiamo immaginare che perde tutto, ok? Perde tutto. Perde la yeshiva chiusa, le discriminazioni fanno che tutta la famiglia si dissolve. Al finale della Shoah lui si è ritrovato senza nessun figlio, signori. Senza nessun parente. Ha perso la moglie e tutti i figli. Una cosa impressionante. E questo uomo ha vissuto 2 anni in Auschwitz. E ha sopravvissuto a Auschwitz. Ha sopravvissuto a Auschwitz con una forza umana, ebraica, inimmaginabile, possiamo dire. Era piccolino, con degli occhi così neri, profondi, e aveva un'energia, una forza vitale impressionante. Ha ricostruito sua famiglia, ha ricostruito il suo gruppo hasidico, ha fondato una yeshiva negli Stati Uniti, ha rifondato una yeshiva in Israele. È morto 15-18 anni fa. Suo figlio adesso continua con sua opera, un'opera magnifica, grandissima. Lui ha detto tante cose bellissime, ma voglio citare solamente 2 cose di una persona che è un uomo della Shoah, un uomo che ha perso tanto e ha vissuto tanto durante questa epoca. Ha detto 2 cose. Ha detto, prima cosa, io non faccio monumenti per la Shoah. Io non faccio un monumento per la Shoah, perché la Shoah cosa ha fatto? Ha voluto la distruzione, come diceva il sindaco, ha voluto la distruzione e non solamente degli ebrei europei, ha voluto la distruzione degli ebrei nel mondo. È vero che la famosa riunione di Wannsee parlava degli ebrei europei, ma anche si menzionava anche gli ebrei di Nord Africa e altre parti. Quindi l'idea era la distruzione totale. Dice, se questo era l'obiettivo, il più grande e più bello monumento è il rinascimento del popolo ebraico. E lui ha scelto vivere in Eretz Israel, nella terra di Israele, nel stato degli ebrei, rifondarono una yeshiva. Lui diceva, lo studio dei bambini, la pratica dei bambini, le loro tefilot, le loro preghiere, questo è il più bello monumento. La vita è il monumento, no? I monumenti, i morti, i monumenti, le strutture, le costruzioni, eccetera, eccetera. Quindi questo era, in sua visione, il monumento era sempre vivo, dare una risposta di vita, di educazione a quello che è successo. E penso che questa serata ha questo obiettivo anche. Spero che ci sono molti ragazzi giovani ci ascoltando, ci vedendo in questo momento, perché io che mi trovo in un lato, e spesso come rabbino capo parlo con le persone che 40 anni fa, 70 anni fa, perdono 70 anni fa, si trovavano nell'altro lato, sì, nell'altro lato, i gentili, come noi chiamiamo, e spesso mi dico, ma cosa posso dire? Quindi vi dico la seconda cosa che ha detto l'Edmond de Sanz, che la trovo meravigliosa. Ha detto, io ho passato tutto questo inferno, va bene? Non capisco niente, non capisco i disegni di Dio. Ovviamente ho tante domande, non ho tante risposte, ma io so che non ho mai voluto star dell'altro lato. Non ho mai voluto trovarmi nel lato dei carnefici. Non mai vorrei scegliere trovarmi nell'altro lato, anche per salvare la mia vita o per salvare qualche cosa. E è un fatto storico che durante la Shoah, che è stata la cosa più orribile che come umani abbiamo fatto uno all'altro, e la collaborazione da parte degli ebrei con la persecuzione dei loro fratelli è stata pochissima, pochissima, sebbene che la situazione era terribile, e voi lo sapete perfettamente. Quindi cosa voglio dire in tutto questo? Uno, che il ricordo è importantissimo, ma il ricordo non si fa solamente attraverso parole, si fa piuttosto attraverso o monumenti, si fa piuttosto attraverso quello che è educare le nuove generazioni. E quando educare e contare una storia, l'obiettivo non è contare quello che è successo. Uno può dire, ma è successo, non era io non c'era in questa storia, tanto tempo è passato. E col tempo anche il gusto, la intensità degli eventi perde un po' de su forza, diciamo così. Come facciamo per passare? Quindi dico, la prima cosa che dobbiamo capire è che la cultura della discriminazione e dell'odio in relazione al popolo ebraico è il più gran sbaglio dell'educazione, perdon, della cultura occidentale. Okay? Quando si menzionava che l'Italia fascista ha collaborato con le leggi razziali, non è un piccolo errore puntuale che è successo in 1938-40, no. Stiamo parlando di la discriminazione
contro gli ebrei è una tradizione della cultura occidentale. L'odio contro gli ebrei, l'antisemitismo non nasce con il nazismo. Il nazismo è la forma, è la punta dell'iceberg di una cultura millenaria praticamente di odio. E questo è il più grande sbaglio di questa cultura. E non c'è nessuna ragione per giustificare questo tipo di pensiero. E questo è quello chicco che dobbiamo implantare, immettere in questa terra fertile che è l'educazione dei giovani. E spiegare che il popolo ebraico è la nazione che cerca il bene per la umanità, che cerca di diffondere il bene per la umanità, che cerca di mostrare il cammino del Dio unico, che sempre l'ha fatto, lo fa 3000 anni fa che lo sta facendo e lo farà continuamente. E non c'è nessuna ragione che giustifica un odio, una rabbia. Nessuno deve diventare ebreo, nessuno deve cambiare sua cultura, ognuno con sua filosofia di vita, con sua religione, con sua pratica, è una cosa bellissima. Ma il rispetto, l'amore, dico anche l'amore che uno deve tenere tra due esseri umani, è un fondamento della nostra cultura, un fondamento della nostra educazione, un fondamento basico della nostra educazione. E non è facile, perché abbiamo tendenza di odiare quello che è differente da noi. Differente, strano, non importa, ha un'altra forma di pensare, un'altra forma di attuare. Tutto questo plantato durante tanto tempo, alla fine, da questo risultato pazzesco che abbiamo purtroppo tenuto nel secolo passato. Io, per forma di conclusione, diciamo con un pensiero futuro, la domanda che uno si deve fare sempre, la Shoah può succedere di nuovo? Certamente sì. Si succederà di nuovo. Tu dove ti troverai? Di qual lato tu starai? Sarà tu del lato di coloro che hanno fatto? O non hanno fatto, ma diciamo hanno collaborato, o hanno collaborato anche passivamente perché non vedevano niente, perché non sentivano niente, perché dicevano che non era di loro che si trattava? O tu in quel momento, si succederà, spero che non succede mai, sarà del lato non sbagliato, del lato che sa prendere il lato certo, come il signor Perlasca ha saputo fare anche altri tanti italiani, altri tanti di tante nazioni, ma purtroppo tante e tante milioni di persone avevano scelto il lato sbagliato. Signori, l'umanità è una, sempre è stata una, sempre sarà una. La idea della fraterna degli ebrei non nasce con la rivoluzione francese, nasce nella Bibbia. La Bibbia dice Halo Av e Hal Kulano. Noi abbiamo solamente un padre, siamo differenti, ognuno con suo valore. Ci dobbiamo rispettare, ci dobbiamo amare, aiutare, cercare di fare il bene uno per l'altro. Non c'è cosa più bella nella vita che questo. Questo è l'obiettivo, fare il bene senza nessun guadagno, senza nessun fare il bene, cercare di fare bene il nostro lavoro, la nostra professione, la nostra società, i nostri amici, in tutti quei circoli della vita, cercare di fare il bene, il bello, aiutare l'altro. E diffondere queste idee, credere in queste idee, anche lottare veramente per far valere queste idee. Con questo vi auguro una buona serata e grazie. Grazie Rabbino. E chiedo la cortesia di intervenire l'avvocato Gianni Parenzo, presidente della comunità ebraica di Padova. Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Ringrazio il sindaco del comune di Cadone che ha voluto organizzare questa importante serata in ricordo del giorno della memoria. Il sindaco prima ci parlava dell'importante iniziativa che il comune e le scuole di Cadone hanno preso di venire a visitare il tempio della comunità ebraica. È molto importante perché alla base ci deve essere la conoscenza dell'altro. Tutto ciò che succede a volte, ciò che testimoniamo, è proprio perché non conosciamo l'altro. Allora, conoscendo quello che cos'è l'ebraismo, credo che tutti i pregiudizi che sono stati alla base e che sono tuttora alla base della persecuzione, che sono state la base della persecuzione, attraverso la conoscenza possono essere cancellati.
Quindi molto importante il lavoro che si fa nelle scuole e di venire di frequentare la nostra comunità e conoscere che cos'è l'ebraismo. Credo che sia il punto base fondamentale per combattere l'antisemitismo, non solo l'antisemitismo, ma il pregiudizio nei confronti di chi è diverso, perché questo è stata alla base di ciò che ha determinato anche la Shoah, l'odio per il diverso. L'ebreo è del diverso, è stato il diverso nei secoli, è dallo straniero nel corso dei secoli e quindi è stato oggetto di persecuzione. Ci sono nella realtà di oggi anche altri diversi, quindi bisogna capire la cultura, entrare e capire queste cose. Questo credo sia fondamentale nell'educazione, nell'educazione dei giovani. Nel mio intervento vorrei così fare una velocissima storia della comunità ebraica di Padova. La comunità ebraica di Padova è antica nel tempo. Gli ebrei sono in Italia da oltre 2000 anni. La comunità ebraica di Padova è stata istituita, è stata fondata alla fine del 1300, quando un gruppo di ebrei provenienti dalla Germania, ebrei ashkenaziti, furono accolti dalla signora dei Cararesi. Gli ebrei provenienti da Germania fuggivano perché a seguito di una pestilenza si era scatenata una persecuzione nei confronti della comunità ebraica. Gli ebrei, tanto per cambiare, erano stati accusati di essere gli untori, cioè di propagare volutamente la peste. Questa diceria si era diffusa perché all'interno della comunità ebraica, in occasione della pestilenza, si era constatata anche una minor mortalità rispetto alle altre comunità. Ebbene, questo era anche in parte dovuto al fatto che per la norma rituale ebraica l'ebreo ha il dovere di lavarsi le mani prima e di fare una benedizione. Fa parte di una di quelle che sono le 613 mitzvot dell'ebraismo, una serie di norme. Ebbene, questa norma rituale ebraica, che fa parte del complesso della vita dell'ebreo, in qualche modo poteva in parte anche limitare quello che era il contagio. Cioè, questa che è una norma religiosa, però aveva avuto anche un significato, cioè, rabbino non mi vorrà rimproverare, perché quello che sono i nostri precetti non hanno un significato diciamo anche sanitario, come era in questo caso. Però in questo caso questo precetto aveva una sua importanza. E questo, allora, questo gruppo di ebrei è arrivato a Padova e poi nel 1525 ha fondato la prima sinagoga, sì, alcuni secoli dopo gli discendenti hanno fondato la prima sinagoga che ora è il Museo della Padova Ebraica, che forse i vostri ragazzi hanno visitato. Questa sinagoga nel 1943 era stata distrutta dai fascisti. Nel 90 la comunità ebraica, con l'aiuto del comune e della regione, ha potuto ricostruire l'edificio che appunto oggi è sede del Museo della Padova Ebraica, che invito tutti a venire a vedere, perché li potranno vedere anche un filmato che racconta la storia della nostra comunità e di come anche la nostra comunità poi si era inserita nel tessuto sociale, civile e politico della città. Poi lo faccio molto, molto veloce. Nel 1603 a Padova è stato costituito il ghetto, dopo che era già stato costituito il ghetto nel 1515, già a Venezia. Era il luogo di reclusione degli ebrei. Purtroppo, come diceva prima il rabbino, è una lunga storia quella della persecuzione ebraica che si è dipanata nell'arco dei secoli. Il ghetto era il luogo dove gli ebrei erano costretti a vivere. Con la venuta di Napoleone, il ghetto, sono aperte le porte del ghetto
e gli ebrei hanno potuto partecipare e sono stati, diciamo, emancipati e hanno potuto partecipare a pieno titolo alla vita civile e politica. Fu proprio Carlo Alberto, con l'unificazione d'Italia nel 1848, a dare la parità giuridica agli ebrei, di concedere la parità. E gli ebrei potevano, soprattutto anche in tutta Italia, ma a Padova, si inserirono felicemente nella vita politica, civile, e contribuirono alla vita della città di Padova. Anzi, diedero anche un sindaco ai primi del Novecento, Giacomo Levi Civita. Anche un rettore dell'università era ebreo, apparteneva alla comunità ebraica di Padova. Dunque, gli ebrei erano perfettamente inseriti. Nel 1000, questo in tutta prima, fino alla prima metà del Novecento. Nel 1938 sono arrivate le leggi razziali. Si è creata questa frattura. Gli ebrei, come sappiamo, sono stati esclusi dalla vita, dalle professioni, dalla scuola. Sappiamo quali sono state le leggi razziali. A Padova, nella comunità ebraica di Padova, data la proibizione, l'espulsione dalla scuola sia degli insegnanti che dei ragazzi, istituì una scuola ebraica dove i ragazzi potevano continuare a studiare. E questa scuola andarono ad insegnare degli eccellenti professori, quelli che erano stati espulsi dall'università, e quindi i ragazzi di questa scuola dovevano poi presentarsi privatamente agli esami, e mi hanno raccontato che venivano messi nell'aula lontano, distanti, staccati dagli altri ragazzi con cui, tra virgolette, non potevano contaminarsi, non dovevano avere contatti con gli altri. E questa era la situazione in quel momento. Vi porterò una testimonianza personale della mia famiglia. Mio padre era avvocato e mia madre era maestra. Naturalmente mia madre non poté più insegnare e andò quindi a insegnare nella scuola ebraica istituita dalla comunità. Mio padre, avvocato, non poteva più esercitare la professione, o meglio, poteva solo difendere clienti ebrei o cause tra ebrei. La comunità di Padova all'epoca contava circa, nel 1938, 600 persone. Evidentemente era impossibile per un avvocato svolgere la propria attività. E lo studio in cui lavorava gli chiese di andare via, non volle più collaborare con mio padre. Per fortuna però trovò un altro avvocato che lo accolse in studio. Non poteva avere contatti con i clienti, ovviamente, però collaborava, diciamo, di nascosto con questo suo collega nel fare preparare gli atti. Insomma, ebbe la possibilità, grazie a questa persona, di lavorare. Le cose diventarono tragiche nel 1943 per tutti gli ebrei d'Italia, ma anche per Padova, dopo l'8 settembre del 43. A Padova, il 3 dicembre, meglio, del 43, veniva istituito vicino a Padova, a Vauganeo, un campo di raccolta, dove vennero internati gli ebrei di Padova che ancora non erano
non si erano nascosti e non erano andati via da Padova. Il fascismo aveva creato, ogni comunità aveva dovuto rilasciare un elenco degli ebrei iscritti alla comunità che esisteva presso le prefetture e le questure, quindi erano facilmente individuabili. Sicché 47 ebrei di Padova furono accompagnati, furono internati a Vouganeo, e da lì poi il 4 luglio, nel luglio del 44, furono deportati ad Auschwitz. Solo due tornarono. La mia famiglia fu più fortunata. Io allora avevo 2 anni, sono nato nel 42, e la mia famiglia fu più fortunata perché mio padre si allontanò ben presto da Padova e avevamo un collegamento con la Resistenza, perché un fratello e mia madre era entrato nel gruppo di Giustizia e Libertà, e quindi abbiamo avuto anche la possibilità di avere un documento falso, dei documenti falsi, cosa essenziale e molto importante. Anzi, non viene spesso ricordato anche quello che è stato veramente il coraggio di alcuni impiegati comunali, perché a loro rischio e pericolo procuravano questi documenti, che erano un vero e proprio salvacondotta. Noi non ci chiamavamo più parenti, ci chiamavamo parenti. Insomma, il documento falso era veramente fondamentale a volte per salvarsi, e sono stati molti impiegati comunali che erano collegati con la Resistenza e creavano questi falsi documenti. E dunque noi ci eravamo allontanati da Padova. Mi piace ricordare un altro episodio. Mio padre era tornato, perché aveva alcune cose da sbrigare, era andato nella sua abitazione e il portiere gli disse: guardi, avvocato, anche mio padre facesse, appunto, è venuta una persona della questura ad avvertirla di non farsi trovare. Allora, non abbiamo mai saputo chi fosse questa persona. Questa persona aveva mio padre, la nostra famiglia era nelle liste della questura, dovevano venirci a prendere. Un questurino è venuto a dirci: non fatevi trovare. Ecco, questo, diciamo, è uno dei, credo che è una cosa che vada, deve essere ricordato. Non abbiamo mai saputo chi fosse per poterlo ringraziare. Noi ormai ci eravamo già allontanati da Padova, eravamo andati nelle valli Varesine per poi poter passare in Svizzera. E infatti nel maggio del 44 la mia famiglia riuscì a passare in Svizzera. Chi guidava erano i contrabbandieri, che conoscevano i sentieri, sapevano anche quando passavano le ronde, in modo si doveva passare ovviamente di notte, erano in contatto con la Resistenza, e quindi molti ebrei riuscirono a salvarsi, appunto, passando in Svizzera. Non tutti, perché, come sappiamo, anche come ci ha raccontato Liliana Segre, la Svizzera rispingeva anche delle volte, cioè non accoglieva. Noi siamo stati fortunati e invece siamo stati accolti in Svizzera. Ecco, ho voluto testimoniare la storia della mia famiglia che è riuscita, appunto, a salvarsi. Ecco, ringrazio ancora il Comune e grazie a tutti.
Grazie mille, Avvocato. Ringrazio anche Gioia Bartali, che è riuscita a collegarsi poco fa con noi. La ringraziamo in particolare, ovviamente, tutti gli altri ospiti, ma lei in particolare perché arriva da una registrazione presso un programma televisivo, quindi la ringrazio tantissimo dello sforzo che ha fatto per essere presente, Gioia. Allora, in questo momento siamo pronti, e ringrazio la regia Caffè TV 24, grazie mille del loro lavoro, siamo pronti per mandare in onda un contributo video bellissimo che ha realizzato Piero Angela, tra l'altro cittadino onorario di Padova, ha realizzato sulla figura e sulla storia di Giorgio Perlasca. E io direi, quando l'ho visto mi ha molto emozionato personalmente, vedrete che vi emozionerà sia questo video che ovviamente il video di Gino Bartali. Le due figure, questi due giusti tra le nazioni, in realtà io li definirei in questo modo, con due aggettivi: umani e umili. Umani per la loro azione veramente nei confronti di chi volevano salvare, e per queste persone si sono esposti in prima persona e hanno rischiato la loro vita. Umili perché sentirete dalla testimonianza di questi video che queste due persone non hanno mai detto, fino a un certo punto, che cosa avevano fatto e quante persone erano riusciti a salvare. Due persone estremamente di valore umano che mi hanno commosso e hanno commosso tutto il comune di Cadoneghe, che ha ritenuto opportuno veramente far vedere la loro storia e farli conoscere da un'altra prospettiva. Ecco, mi riferisco in particolare a quella di Gino Bartali, molto conosciuto come campione ciclistico, ma anche come persona estremamente di umanità grandissima. Allora, io prego la regia di mandare in onda il video realizzato appunto da Piero Angela. Grazie mille. È una vicenda che più di ogni discorso spiega che cos'è un uomo giusto, un uomo che si espone, che combatte con coraggio e con forza l'ingiustizia per salvare delle persone in pericolo, senza chiedere per sé niente, né gloria né ricompensa, anzi rientra poi umilmente nell'ombra e nella vita quotidiana. Questa è la storia di Giorgio Perlasca. Al momento dell'occupazione militare tedesca dell'Ungheria, a Budapest si trovava anche un italiano, un importatore di bestiame, Giorgio Perlasca. Perlasca, internato dal governo ungherese insieme ad altri italiani, è in attesa di essere rimpatriato. Ma quando l'avanzata delle truppe russe sul fronte orientale rende sempre più reale l'ipotesi della deportazione in Germania, Perlasca decide di fuggire e chiede aiuto ad Angel Sanz Britz, ambasciatore della legazione di Spagna. Come ex combattente della guerra civile spagnola, Perlasca porta ancora con sé una lettera firmata dal generale Franco, che gli garantisce l'aiuto incondizionato delle autorità spagnole. Perlasca riceve protezione e dei nuovi documenti e fin da subito si offre di collaborare al programma di salvataggio degli ebrei che la Spagna, insieme ad altri 5 paesi neutrali e alla Croce Rossa Internazionale, sta portando avanti non senza difficoltà. Ho cominciato questo lavoro cercando di riprendere quei 300 protetti spagnoli che erano stati portati via dai nazisti nei primi giorni del nuovo governo. Siamo andati allo scalo merci, dove i tedeschi portavano via delle migliaia di ebrei per portarli in Germania, insomma. In quell'occasione mi è capitata una piccola avventura. Ho visto nella colonna dei deportati, diciamo, ho visto due bambini gemelli, molto belli e molto simpatici, avranno avuto 11 anni. E allora io mi sono detto: come si può portare via questi bambini?
deportarli, magari ucciderli. E allora ho detto a questi bambini: vedete quell'automobile con la bandiera spagnola? Voi correte lì, entrate nella macchina e rimanete lì, l'autista chiuderà le porte. E infatti i bambini hanno fatto questo. Se non che un maggiore della Gestapo è corso perché voleva di ritorno questi due bambini. Io mi sono messo davanti alla macchina e ho detto: i bambini sono nella macchina spagnola con bandiera e extraterritoriale, di conseguenza lei non può prenderli. E lui voleva, e ha preso fuori la pistola e mi minacciava con la pistola. Ma dice questo qui: voi disturbate il mio lavoro. E io spontaneamente ho detto: ma lei lo chiama lavoro questo? E allora si è avvicinato un colonnello, il quale si è informato di che cosa trattava, e poi ha detto al maggiore: lasci stare, verrà il momento anche per i due bambini. Io ho domandato: ma chi è quello lì? Quello è Eichmann. Perlasca quindi poteva benissimo andarsene via, aveva questo salvacondotto per andare in Svizzera e quindi salvarsi, togliersi da questa situazione drammatica, ma invece sceglie di rimanere, non solo, ma gioca una carta molto rischiosa, si autoproclama rappresentante del governo spagnolo in modo da poter fare da scudo a tutti questi ebrei che rischiano il campo di concentramento. E in quel momento è solo, perché nessuno gli chiede di fare queste cose, potrebbe benissimo andarsene via, ma c'è qualcuno accanto a lui che gli impedisce di fuggire, di togliersi dal pericolo e di abbandonare tutti questi ebrei alle persecuzioni dei nazisti, ed è la sua coscienza. È una voce che lo guida nelle sue scelte, una voce interna che parla forte nel cuore degli uomini giusti. A dicembre le sorti della guerra sono ormai chiare. Gli americani sul fronte occidentale avanzano, i russi su quello orientale premono alle porte di Budapest diretti a Berlino. Ma il programma nazista non ammette deroghe. Tutti i giudei devono essere sterminati. Lungo la riva del Danubio ogni giorno centinaia di ebrei vengono uccisi e gettati nel fiume. All'inizio del conflitto nel 1941 si contano 865.000 ebrei ungheresi. 565.000 vengono assassinati e solo 260.000 riescono a scampare alla morte. La notte di Natale sentivamo che stavano uccidendo le persone sul Danubio, quelle che erano state fermate o quelle che abitavano nelle case vicino alla nostra. Era terribile. Non riuscivano a nasconderci questi omicidi sul fiume. È stata una notte terribile, quella di Natale. La mattina dopo si vedevano le scarpe lasciate dalle vittime sulla riva e le sponde del Danubio insanguinate. C'era un terrazzo al settimo piano, enorme. E da qui ho visto come ogni giorno le persone venivano uccise sulla riva del Danubio. Questo succedeva di sera, al buio. Ma si potevano distinguere le fiamme dei proiettili. Si vedevano gli spari. Succedeva forse a più di un chilometro di distanza dalla nostra casa, dove adesso c'è il monumento delle scarpe. Queste scarpe che ricordano le vittime uccise sul lungo fiume.
C'erano voci in giro che questo ministro Vaina, ministro dell'interno responsabile civile e militare della capitale assediata, voleva trasferire tutti gli ebrei del ghetto internazionale nel ghetto comune e, una volta fatto questa operazione, incendiare il ghetto, circondarlo di militari e con le mitragliatrici impedire che la gente scappasse. Allora ho scritto subito una lettera a questo ministro Vaina, la quale lui non ha risposto. E un paio di giorni dopo gli ho telefonato che sarei andato. E lui, la mattina successiva, mi ha confermato chiaramente che aveva intenzione di risolvere la situazione ebraica con questo grande eccidio. Io logicamente ho discusso con lui, ho detto: ma come può pensare una cosa del genere? Ma guardi che sono decine di migliaia di persone, donne, bambini, ma come può fare una cosa del genere? Ma insomma, sono stato 2 ore a discutere con lui. E un bel momento mi dice: ma come, lei spagnolo, dice, noi siamo fascisti assieme, eccetera. Ma dico: ma che fascisti, fascisti? Guardi, se entro 48 ore il governo spagnolo non riceve da me la conferma che tutto procede bene, internerà i circa 3.000 cittadini ungheresi che sono in Spagna, non era vero, saranno stati 100 in tutto, compresi i diplomatici. Allora questo qui ha detto: va bene, i protetti spagnoli saranno salvi. E io gli ho detto: no, i protetti spagnoli, tutti devono essere salvi. La mattina del 16 gennaio del 1945 appaiono per le strade della capitale i primi soldati russi. L'assedio dura parecchi giorni e, come una grande onda, travolge tutto ciò che era stata Budapest e le sue strutture di potere. C'era un abisso ideologico tra quello che lui ha fatto e quello che professava come uomo, diciamo, che era in qualche modo implicato anche nella politica. E quindi questa è la dimostrazione che la solidarietà, il senso di solidarietà umana e il senso anche dell'amicizia sorpassano di gran lunga la forza delle ideologie. Queste possono portare a grandi divisioni, anche a grandi massacri. Quella no, questo senso di solidarietà no. Sara, mi scusi, non la sentiamo. Ecco qua, eccomi qua. Mi sentite? Sì. Allora, prego di intervenire Franco Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca. Grazie. Sì, beh, intanto buonasera a tutti. Ovviamente grazie all'amministrazione di Cadorna, grazie al sindaco, grazie all'assessore che hanno voluto questa serata. Per ricordare sia gli orrori della Shoah, ma anche tutte le persone, in questo caso due, che non si sono voltate dall'altra parte, che non hanno fatto finta di non vedere quello che stava avvenendo, che hanno saputo dire di no. Come diceva prima il rabbino, la responsabilità è personale, si può sempre dire un sì o si può sempre dire un no, citando Hannah Arendt. La storia di Giorgio Perlasca è molto particolare, obiettivamente. Sembra uscita anche dalla penna di uno scrittore di fantascienza o di fantasy, si direbbe adesso, perché è la storia di una persona qualunque. Lui era un semplice commerciante di carne che non aveva nessun tipo di potere, non comandava un esercito, non comandava la polizia, non era un diplomatico, non era nessuno, insomma, era una persona assolutamente normale. Eppure, quando vede quello che sta avvenendo nella Budapest dell'autunno del 1944, non si volta dall'altra parte e cerca di fare qualcosa. E per cercare di fare qualcosa, cosa si inventa? Si inventa alla fin fine un ruolo non suo, quello di diplomatico spagnolo, lui che non era, ricordo, né spagnolo né diplomatico. E in questa maniera riesce a salvare da morte sicura almeno
5.200 ungheresi di religione ebraica. Lo fa come? Rilasciando intanto dei salvacondotti. Salvacondotti che però sono diversi dagli altri perché hanno una base legale e giuridica. Si basano su due fatti storici. Primo, 1492, Isabella la Cattolica caccia gli ebrei dalla Spagna, gli ebrei sefarditi, e poi vanno in tutta Europa. Quindi, forse, presumibilmente, alcune centinaia di anni dopo vi sono loro discendenti anche in Ungheria. Secondo fatto storico, che mette assieme il tutto, è una legge del primo ministro spagnolo del 1924, Primo de Rivera, che ridà a richiesta la cittadinanza spagnola a questi ebrei sefarditi, se riuscivano a dimostrare ovviamente queste loro ascendenze spagnole. Quindi mettendo assieme questi due fatti storici nasce quel documento che viene consegnato, che recita più o meno così, tradotto in italiano. Vostri parenti in Spagna hanno chiesto per voi la cittadinanza spagnola, che viene concessa. Il viaggio non è possibile, quindi rimanete qui sotto la protezione del governo e della bandiera spagnola. Questo era il primo passo. Poi bisognava anche proteggerli, bisognava metterli in grandi case protette, in grandi palazzi. Ne affittò 8 alla fine di dicembre del 1944, dove vennero messe oltre 5.200 persone. Bisognava poi darli da mangiare. Sembra semplice, ma dare da mangiare tutti i giorni, magari non molto, pranzo e cena, a 5.200 persone, non è semplice, specialmente in una città che era sotto assedio dalle truppe dell'Armata Rossa, dove i negozi ovviamente non esistevano e tutto doveva essere comprato alla borsa nera. In più bisognava anche proteggere queste persone, perché i Nilas, cioè le croci frecciate, i nazisti ungheresi, tentavano sempre di portare via queste persone. E quindi bisognava essere pronti giorno e notte per recarsi, quando c'erano queste incursioni nelle case protette, per trattare con i Nilas, i tedeschi, la polizia, l'esercito, a seconda di chi arrivava, per impedire che queste persone venissero portate via. A detta di tutti i salvati, i sopravvissuti che abbiamo conosciuto, che hanno portato le loro testimonianze in giro per il mondo, nessuno mai venne portato via dalle case protette spagnole. E questa situazione è una situazione che sostanzialmente va avanti dal 1 dicembre del 1944, quando l'altro ambasciatore, quello vero, usiamo questo termine, se ne va, e quindi lui ne prende il posto, sino alla fine sostanzialmente del mese di gennaio del 1945, quando arrivano i russi, iniziano altri problemi, però quantomeno queste persone riescono a salvarsi. È finito questo periodo, lui torna in Italia. E qui inizia un po' la seconda parte della sua vita, che secondo me è bella e affascinante quanto la prima, se ci pensiamo, che io andrei a definire come i suoi 45 anni di silenzio. Perché il bello di questa storia è anche questo. Lui non racconta niente a nessuno, né in famiglia. Era sposato nel 1940, mia mamma non sapeva questa storia, certamente sapeva che era in Ungheria, rimasero separati, lei a Trieste e mio padre in Ungheria per circa 2 anni e mezzo quasi, ma che avesse fatto quello assolutamente no. Io sono nato un po' di anni dopo, nel 54, neanch'io sapevo nulla. Ricordo che quando avevo 10-12 anni, magari mi raccontava che era stato in Ungheria, cosa aveva visto a Budapest, cosa si mangiava di buono in Ungheria, cose di questo genere, ma mai assolutamente una storia come quella che è uscita tanti e tanti anni dopo. Nemmeno all'esterno fa cose particolari, salvo scrivere una sorta di memoriale, un diario, chiamiamolo così. Perché lo fa? Perché lui ritiene che, essendo cittadino italiano, il governo italiano istituzionalmente deve sapere quello che è avvenuto, ma soprattutto vuol consegnarlo alla Spagna per far capire che non vi era nessun tipo di tornaconto personale in questa impostura, nel fatto che lui avesse usurpato per qualche mese
il titolo di diplomatico spagnolo. Quindi scrive nel 45, estate 45, questo diario, prende il treno a Trieste, abitava a Trieste in quel periodo, va a Roma, allora era un viaggio abbastanza lungo, e consegna una copia di questo documento, di questo memoriale, all'ambasciatore spagnolo a Roma e una copia a un ministro del governo italiano, De Gasperi, e se ne torna a casa. La terza copia se la mette nel cassetto della scrivania e lì rimase sostanzialmente intonsa fino al 1988, quando lui venne ritrovato da alcune donne ebree ungherese. Passarono infatti i mesi, gli anni, i decenni, ma nessuno disse niente, nessuno gli fece nemmeno un cenno per dire sei stato veramente bravo, assolutamente niente, il silenzio più totale. Sinché arriva il 1988, quando arrivano due persone a Padova, in via Guglielmo Marconi numero 13. Arriva la signora Lange, la signora che avete visto anche nel filmato, assieme al marito, per riprendere i contatti. Perché hanno aspettato 40 e rotti anni queste persone? Per un motivo molto semplice, prima non potevano farlo. L'Ungheria era passata direttamente da un regime nazista a un regime comunista. Non c'era nessun tipo di libertà. Il fatto di professare la loro religione era già un problema. L'antisemitismo c'era prima e ci fu anche dopo, quindi non cambiò assolutamente niente. Ci fu il 1956, quando le truppe dell'Armata Rossa invasero il paese, quindi le libertà diminuirono ancora, se possibile. Cambiò tutto un po' alla fine degli anni Ottanta, quando il muro di Berlino comincia a scricchiolare e l'Ungheria diventa il paese più liberale del blocco sovietico. Hanno qualche piccola libertà e queste piccole libertà le adoperano per cercare questa persona. E alla fine la ritrovano, ma non la ritrovano magari come pensavano all'inizio a Madrid o in una città spagnola, ma in Italia, a Padova. Io avevo 34 anni allora, ero del 54, quindi eravamo nell'88, e non sapevo nulla di questa storia. Però il destino volle che fossi presente all'arrivo di queste persone. Mia moglie ed io eravamo quel pomeriggio a casa dei miei, era un sabato pomeriggio del mese di settembre del 1988, quando arrivò questa coppia, Eva e Pal Lang. Sono le scene che penso ti rimangano per tutta la vita e ti cambiano un po' la vita, perché ricordo ancora questa coppia che suona il campanello di casa. Io non sapevo che mio padre aspettasse degli ospiti, gli avevano telefonato qualche giorno prima, salgono faticosamente le scale e non capisco perché fanno fatica a salire le scale. Si vedeva che non era un problema fisico, ma c'era qualcos'altro. Si fermavano ogni 2-3 scalini, quasi per l'emozione. A un certo punto cominciarono a piangere. Erano lacrime, però si capiva non di dolore, ma di gioia. Quando arrivano sul pianerottolo, al secondo piano, mio padre esce sul pianerottolo stesso e loro lo abbracciano e si mettono a piangere. Entriamo, ci sediamo e la signora Lange comincia a raccontare e cerca di far ricordare a mio padre tanti piccoli episodi di quei mesi terribili di Budapest, dove lei era la protagonista. Mio padre magari ricordava l'episodio, ma non riuscì ovviamente a ricordare lei. La signora, ai tempi di Budapest, aveva 16 anni. Ne erano passati 43, quindi era passato tanto tempo, anche lei era molto cambiata, ovviamente. E continuò a parlare, a raccontare. E a un certo punto io compresi che mio padre aveva salvato la vita di queste due persone. E già questo, oserei dire, era un fatto bello, importante, ma anche umanamente sopportabile. Perché poi cominciai a capire dai racconti che andavano avanti che vi erano altre centinaia o migliaia di persone. Però devo dire che entrai in profonda crisi. Perché dicevo tra me e me, o non capisci niente di quello che stanno dicendo,
capisci una cosa ma ne dicono un'altra, oppure sei vissuto per oltre 34 anni con una persona di cui conosci ben poco, il padre. Poi è successo un piccolo grande episodio, molto emozionante per me, che mi fece mettere da parte almeno momentaneamente questo mio problema psicologico. Mi fece capire che quello che pensavo di comprendere era assolutamente vero, anzi forse la verità era ancora più importante di quella che io potevo comprendere in quel momento. Perché la signora, al momento del saluto, dando appuntamento a mio padre in Ungheria, dove lui si recò qualche mese dopo, invitato sia dal governo sia dalle comunità ebraiche ungheresi, tirò fuori dalla sua borsa i regali. Si portano sempre i regali quando si va a trovare qualcuno, specialmente uno che non si vede da 40 rotti anni. La maggior parte erano piccoli regali dell'artigianato ungherese dell'epoca. Però poi tirò fuori i tre regali importanti: una tazzina da caffè, un cucchiaino e un piccolo medaglione, e disse che questi erano gli unici oggetti che la famiglia Lang aveva salvato dal disastro della Seconda Guerra Mondiale e voleva darli a mio padre. Mio padre non voleva prenderli, quindi è una scena un po' surreale da questo punto di vista, perché disse a un certo punto alla signora: signora, non deve darli a me, se li deve tenere lei, e quando sarà il momento opportuno li darà ai figli, e poi i figli li daranno ai nipoti a ricordo della famiglia. Ecco, la signora è uscita con una frase che devo dire ancora adesso mi fa emozionare, perché disse: signor Perlasca, se li deve tenere lei, perché senza di lei noi non avremmo avuto né figli né nipoti. A quel punto ovviamente mio padre cambiò discorso, prese quei tre piccoli oggetti che ancora adesso noi conserviamo con una cura molto particolare, perché sappiamo il sangue, il dolore e la sofferenza che ci stanno dietro. Ecco, la storia di Giorgio Perlasca è uscita in questa maniera. Io sono venuto a saperlo in questa maniera. Da quel giorno la storia è uscita, dicevo, è cominciata a essere nota specialmente all'estero prima, poi pian pianino è arrivata anche l'Italia. Andò in Israele, a Yad Vashem, dove piantò l'albero dei giusti, andò negli Stati Uniti, dove mise la prima pietra del museo dell'Olocausto di Washington, andò in Spagna, girò l'Italia, girò il mondo in tantissimi altri paesi. Però la cosa bella di tutto ciò è che lui non cambiò assolutamente, fu la stessa persona, tra virgolette, semplice che era prima. Era ugualmente gentile, cordiale, educato, sia che parlasse con il Presidente della Repubblica, oppure con il vicino di casa, oppure con la persona che incontrava per strada e che magari gli chiedeva un'indicazione stradale. Non cambiò assolutamente, non si montò la testa, come si dice adesso, assolutamente. Fu la stessa persona. Poi lui venne a mancare nel 1992, il 15 di agosto. Io devo dire che per alcuni anni, e faccio un qualcosa di più personale, non ho sentito mia questa storia. Forse la maniera con cui sono venuto a saperla mi aveva un po' toccato. E quindi ci ho messo 7-8 anni per riuscirla a fare mia, per farmi capire che era una storia talmente bella, talmente importante, che io non avevo il diritto di buttare via. È stato un incontro con un salvato, un sopravvissuto, che abbiamo visto anche prima nel filmato, Giorgio Pressburger, che mi fece capire tutto ciò. Devo dire, Giorgio Pressburger era un famoso scrittore, anche commediografo, regista teatrale, venuto a mancare due anni e mezzo fa. Devo dire che gli sarò grato per tutta la mia vita, perché mi ha fatto riconciliare con la memoria di mio padre e anche mi ha fatto portare avanti questo racconto e questa storia. Termino, perché vedo che il mio tempo è finito, solamente con una curiosità. Abbiamo visto quel filmato
che è la sintesi di quel documentario, fatta molto bene, quindi complimenti anche a chi l'ha fatto materialmente, chi l'ha scelto, ovviamente. All'inizio c'è quel pezzettino dove lui racconta dei due bambini salvati in quella maniera un po' particolare, messi dentro una macchina che batteva bandiera spagnola e teoricamente godeva del diritto di extraterritorialità. Poi lui non ne seppe più niente, seppe che si erano salvati perché erano andati in una casa protetta, però poi nulla. Nel 1990 lui va a Washington a porre la famosa prima pietra del museo, dell'erigendo museo dell'Olocausto. Gli americani sono molto particolari, fanno le cose particolari, tante feste e tante sorprese, e una sorpresa fu fargli ritrovare questi due bambini 45 anni dopo. Erano scappati dall'Ungheria finita la guerra, erano andati in America dove avevano i parenti ed erano cresciuti come cittadini americani. Immagino anche adesso l'emozione di questi due bambini rivedere la persona che 45 anni prima li aveva salvati in quella maniera molto particolare, ma anche l'emozione di mio padre rivedere questi due bambini. Era quello un episodio che raccontava spesso e che lo commuoveva sempre comunque. Io mi fermerei qui e vi ringrazio veramente. Grazie veramente Franco della sua testimonianza, veramente commovente, anche perché insomma si è addentrata su dei particolari non da poco, di sensibilità enorme. Chiedo alla regia la cortesia invece adesso di mandare avanti il video dedicato a Gino Bartali. Grazie. Yeah. Campioni si nasce, non si diventa. Io invece dico campioni si nasce, sì, ma si può anche non diventare. Campione fu certamente Gino Bartali, campione due volte, sui pedali e nella vita. Tutti ricordano le scalate, le fughe solitarie, i trofei prestigiosi lungo due tormentati decenni. Tutti ricordano la voce roca, lo spirito polemico, la generosità sportiva e umana. Il leone di Toscana, l'uomo di ferro, l'intramontabile. Gli elogi si sprecano per fissare nella memoria questo mito in bicicletta. Ma il glorioso ventennio bartaliano fu attraversato da una guerra devastante, un'epoca violenta e brutale, di cui Gino con il suo coraggio fu un vero protagonista. Il 1936 è un chiave in cui sono riuniti tutti i temi di una vita. Bartali vince il suo primo Giro d'Italia. Si fidanza con Adriana, che lavora in una bottega proprio qui al centro di Firenze. Dopo la morte prematura del fratello Giulio, travolto da un'auto durante una gara ciclistica, medita il ritiro dalle corse e prende i voti di terziario carmelitano. Tutto questo a soli 22 anni. Una bicicletta non ha più un senso per lui, ecco. Pensa che la morte del fratello sia addirittura colpa sua, perché praticamente lo ha incitato a fare un mestiere e seguirlo, perché era un fratello minore. A questo punto mia madre, pur essendo una donna molto apprensiva, un giorno prese la bicicletta e gli disse: senti, io mi sono innamorato di un ciclista, corri. Preghiera, azione, sacrificio, il motto dell'Azione Cattolica. Gino porterà il distintivo con sé tutta una vita come un talismano, e quelli saranno i suoi valori. Preghiera, azione, sacrificio. Gino il Pio lo definisce un giornalista di regime, perché è solito dedicare le vittorie alla Madonna piuttosto che al Duce. Ma la fede di Gino è sincera e col potere non accetta compromessi. Nel 1938 l'Italia vince la seconda Coppa del Mondo a Parigi. Vince e tutti con Meazza, Pozzo, tutti con il loro bravo saluto fascista. Qualche settimana dopo Bartali vince il suo primo Tour de France a Parigi nel 1938 e si aspettano tutti che faccia il saluto fascista, ma come? È pompato dal regime. Che cosa fa Bartali? Si fa il segno della croce, che vi assicuro all'epoca era poco meno che mostrare il pugno chiuso, perché i rapporti fra Chiesa Cattolica e fascismo erano pessimi. Dal Rompete le righe del 43
al settembre del 44, quando Firenze verrà liberata, è un anno terribile, sia per Bartali che per la città. Tedeschi e squadre fasciste spadroneggiano, ma Gino ha già avuto modo di dimostrare il suo coraggio nascondendo una dozzina di persone nello scantinato del negozio di biciclette del cugino, proprio qui, in via Pietrapiana, nel cuore di Firenze. E nessuno sa che nella cantina di casa sua nasconde un'intera famiglia di ebrei. Prima eravamo alcuni giorni proprio nel suo appartamento. Poi a un certo momento, per ragioni logiche credo, ci trasferì nella cantina della sua casa. Lui era proprietario di due case, una accanto all'altra. Allora la cantina dove ci trasferì non era la casa sua, ma era la casa accanto. E là stavamo in quella cantina per più di un anno. Tutta l'Italia centrale è sotto il giogo tedesco e la minaccia per i civili diventa sempre più grave. I percorsi dei rifugiati e dei loro documenti si moltiplicano e Bartali, instancabile, attraversa in bicicletta Toscana e Umbria. Assisi diventa uno snodo fondamentale sulla strada della salvezza. C'è un tipografo in grado di stampare documenti falsi per dare nuova identità ai rifugiati e il convento delle Clarisse ne ospita decine. Bartali veramente ha fatto queste cose, lo spiavano. Entriamo dentro l'archivio dell'Euro e facciamo bingo, troviamo un fascicolo intitolato Gino Bartali, la spia Gino Monza, che era un giornalista di automobilismo che fu inviato per diversi anni a seguire le corse di ciclismo per capire che cosa si diceva e che cosa faceva Bartali. La maggior parte delle informative raccontano di un Bartali pazzo perché si allena anche durante la Seconda Guerra Mondiale e che non ci sono gare, di un Bartali che passa più tempo in chiesa che con la sua famiglia. Nessuno avrebbe mai pensato di andare a smontare la bicicletta per guardare quello che c'era dentro. Lui è stato fermato dai tedeschi in maniera insomma abbastanza pericolosa e non hanno trovato nulla. È stato catturato dai fascisti, da una banda molto crudele, comandata da un maggiore Carità che era crudelissimo, noto per fare delle esecuzioni molto spesso dei suoi avversari, e si salva, non parla, non apre bocca, nonostante sia minacciato di morte, non dice mai nulla, così come non ha detto mai nulla dopo, quando non rischiava nulla. La guerra è finita e Bartali è il simbolo dell'Italia che cambia. È l'esempio della rinascita basata sulla volontà. Del resto il ciclismo è uno sport a suo modo eroico. In quegli anni la bicicletta è più popolare del pallone. L'Italia riparte e riparte anche il Giro. Lazaridès, Bartali, Robic e Bobet, che aggiunge al suo attivo anche eccellenti qualità di grimpeur. Bartali solo contro la Francia tutta. E nel 48 la popolarità di Bartali contribuisce a evitare la guerra civile. Il 14 luglio, uscendo da una porta laterale di Montecitorio, qui in via della Missione, Palmiro Togliatti viene raggiunto da 3 colpi di pistola. La notizia esplode in un paese intorpidito dal caldo, ma ancora in subbuglio per la sconfitta del fronte popolare. La Francia celebra la sua festa nazionale e il Tour riposa. È lo stesso De Gasperi a telefonare a Bartali per chiedergli aiuto. Ho detto, io non ci sto, io ho vinto 10 anni fa, tento di vincere anche quest'anno. Ma io credevo che scherzasse, ho detto, tutti questi minuti, invece ha fatto 2 tappe che i giovani, Bobet, Robic, tutta gente, sono crollati tutti. Io ho fatto soltanto il mio dovere e quando mi chiamarono anche i capi del governo per ricompensarmi, dissi io ho fatto il mio dovere, io ho fatto il corridore seriamente come dovevo fare. Soltanto invece di dar battaglia a tutto Nicola Tappa l'avrei dato più tardi se in Italia fosse stato tutto tranquillo.
è il trionfo assoluto e Togliatti, quando si risveglia dall'operazione, chiede quello che ha fatto Bartali. Gino, grazie per l'Italia. Eravamo anche i più lontani, dalla Sicilia alle Alpi, tutti intorno a te in questo momento. Vai Gino, vai, vai sulla tribuna. Ti aspettano i simboli del trionfo. Grazie. Allora, Gioia Bartali, grazie, se vuole intervenire. Eccoci. Ecco. Innanzitutto buonasera a tutti. Buonasera Franco. Io e lui buonasera abbiamo. Buonasera Gioia, grazie. Abbiamo, diciamo così, una missione con i ragazzi, quindi ci stiamo incrociando in più situazioni, ma penso che ci incroceremo ancora. Vabbè, la storia del nonno più o meno la conoscono tutti, quello che sicuramente si lega alla figura di Giorgio Perlasca e il fatto che abbiano comunque salvato tantissime vite umane. La differenza sostanziale sta nel fatto che a noi comunque non è rimasta una memoria scritta. Sono due situazioni diverse, cioè nel senso che mio nonno sicuramente non ha voluto lasciare traccia, ma perché lui aveva questo legame molto con la fede, con la sua umiltà e la frase emblematica, insomma, che sta tracciando un po' la sua storia, proprio il bene si fa ma non si dice. E quindi io credo che sia stata questa la motivazione per non aver voluto raccontare nulla né dopo la guerra né nel corso della sua vita, cioè ha proprio sempre in qualche modo rifiutato di dare testimonianze di questo tipo. E non so, adesso probabilmente oggi non sarebbe neanche qui a discutere la questione, così come non avrebbe neanche ritirato onorificenze che gli sono state riconosciute per quello che ha fatto durante il periodo della guerra, quindi la medaglia d'oro al valore civile nel 2006, il riconoscimento di giusto tra le nazioni nel 2013 e poi a seguire nel 2018 il riconoscimento di cittadinanza onoraria israeliana, che il rabbino di Venezia sicuramente mi confermerà è un'onorificenza molto, insomma, così sporadica, non è che, insomma, il nonno ha avuto questo percorso un po' particolare. Mi piace riflettere spesso, ma anche da sola, sulla motivazione per cui l'abbia fatto, che sicuramente è la stessa motivazione anche di Giorgio Perlasca. Loro non sono rimasti indifferenti, questa è una parola su cui ci dobbiamo trovare, non dico ogni anno, perché il giorno della memoria, secondo me, soprattutto nelle scuole dovrebbe essere un percorso molto più lungo. È vero che io personalmente, almeno in questa settimana, nei prossimi 10 giorni avrò tantissimi incontri, però ho lavorato anche con delle scuole che invece hanno portato avanti degli obiettivi a lungo termine, perché la storia di Giorgio Perlasca e di mio nonno sono veramente un esempio di solidarietà e di impegno civile, che può insegnare ancora molto ai ragazzi, e io ci credo molto in questo, anche perché oggi si sente molto spesso parlare di integrazione, intolleranza, tolleranza. Dovremmo invece incominciare a parlare di uguaglianza tra individui, e questo è un concetto che secondo me mio nonno ha portato dentro. Lui ha tenuto sempre fede ai suoi principi, soprattutto poi legati alla sua fede, quindi di fare del bene. E questo secondo me è stato un motore importante, che sicuramente gli ha dato la forza per affrontare una questione che a mio avviso non serviva affrontare, perché mio nonno, quando sono successi questi eventi, era
era già famoso, era un ciclista famoso, aveva già vinto 2 giri d'Italia e un Tour de France, quindi mi chiedo come mai abbia scelto di mettere a rischio la propria vita e quella della sua famiglia per salvare poi alla fine delle persone che neanche conosceva, perché in realtà non dobbiamo dimenticare che lui ha fatto o comunque ha rivestito un ruolo da postino, no? Da postino della pace, io alle volte mi piace ricordarlo così, ha infilato questi documenti di cui lui non voleva sapere nulla, perché sapeva, aveva capito che erano i documenti scottanti. Non ha raccontato niente alla moglie, neanche quando ha nascosto questa famiglia, mi dovete credere, mia nonna non sapeva niente. Lo ha scoperto dopo che non c'era più neanche mio nonno, perché per una serie di coincidenze, fortunatamente, la testimonianza chiave per il riconoscimento di Giusto è arrivata proprio quando Giorgio Goldenberg ha raccontato di essere stato nascosto per un anno nella cantina di proprietà di mio nonno. Quindi non so, adesso io credo che alle volte spero sempre che in qualche modo lui con la sua storia pianti un semino del bene, no? E quindi io spero sempre che i ragazzi quando ascoltano la sua storia, piuttosto che quella di Giorgio Perlasca, portino a casa qualcosa, portino qualcosa di buono, perché la democrazia o l'uguaglianza e i diritti umani non devono mai essere dati per scontati. Noi veramente non dobbiamo dimenticare, e quindi questo è un ruolo, è un impegno che io e anche Giorgio stiamo portando avanti. Ed è bello perché comunque ci sono dei buoni riscontri. Però qualche giorno fa ho avuto un incontro con le scuole della Calabria con l'intervento di una mia carissima amica che è Noemi Di Segni, la presidente della comunità ebraica italiana, che ho conosciuto a Gerusalemme, e lei ha detto una cosa molto importante. Ha detto che la Shoah per gli ebrei non è mai finita. Quindi, quando hanno liberato questi campi di concentramento, in realtà non è che è finito tutto. Per loro non è finito nulla. Cioè, oggi abbiamo ancora, purtroppo, bisogno di spiegare, di raccontare, di far capire. E per quello che riguarda la storia di mio nonno, che ci ha toccato in modo particolare negli ultimi giorni, perché c'è stata un po' di polemica per un articolo che è uscito sulla Repubblica, a cui non tengo a fare pubblicità perché riguardo il libro, io credo che bisogna avere comunque delle coscienze forti, forti. E noi crediamo fortemente e portiamo avanti la memoria del nostro nonno e crediamo anche che la sua storia non sia giusto offuscarla, soprattutto adesso bisognerebbe valorizzarla, non offuscarla, perché noi abbiamo bisogno anche di questo, abbiamo bisogno di esempi buoni, di storie buone. I ragazzi molto spesso non hanno proprio dei riferimenti e quindi siamo noi che dobbiamo assumerci l'impegno nel nostro piccolo, nel mio piccolo, perché per me è un'attività che faccio, ma io ho il mio lavoro, la mia famiglia, e è chiaro che comunque non ho mai anche partecipato fino al 2018, quando è partito il Giro d'Italia da Gerusalemme, perché il popolo israeliano ha voluto omaggiare la figura di mio nonno per questo, per quello che ha fatto durante la guerra. Ma lo sto facendo anche in memoria di mio papà Andrea, che era anche sul filmato, e quindi mi piace ricordarlo così, con il fatto che è stato anche lui l'unico della famiglia che poi alla fine ha partecipato per la ricerca delle testimonianze necessarie per il riconoscimento di Giusto tra le nazioni. Io obiettivamente avrei voluto avere una sua testimonianza. La sua testimonianza l'ha data a mio papà durante un viaggio, gli ha raccontato quello che aveva fatto con la promessa di non dirlo a nessuno. Tanto che mio padre disse: vabbè, mi racconti tutte queste cose e poi io non le posso dire. E lui rispose: te ne accorgerai quando sarà il momento giusto per raccontarle. Dopo il riconoscimento nel 2013 di Giusto tra le nazioni,
mio padre, rilasciando ovviamente delle interviste legate a questo momento, disse era questo il tempo di raccontare la sua storia. Grazie mille, Gioia, grazie per la sua testimonianza. La testimonianza e il tramandarsi queste esperienze è importantissimo. Lo sanno i parenti di queste persone che hanno provato e che hanno avuto voglia in prima persona di salvare vite umane. E è importantissimo quello che è stato detto, secondo me, anche da un punto di vista appunto di ricordo per i giovani di quello che è stato. E ricordo che attualmente nel mondo ci sono ancora dei campi di concentramento, di lavoro, e quindi le persone giuste tra le nazioni bisognerebbe si moltiplicassero in maniera esponenziale. Queste due persone hanno fatto la loro parte e veramente sono state grandiose. Io vi ringrazio veramente per il vostro contributo tutti, il rabbino capo della comunità di Venezia, comunità ebraica di Venezia, Tuitu, l'avvocato Parenzo della comunità, presidente della comunità ebraica di Padova, ringrazio Franco Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca, ringrazio Gioia Bartali per la sua testimonianza e lascio la parola per un saluto al sindaco del comune di Cadoneghe. Grazie. Grazie assessore Razzato. Io devo veramente complimentarmi per la bellissima serata e soprattutto per le testimonianze che ci avete donato, Gioia, Franco, e anche il percorso storico che ci ha così ricordato e ha condiviso con noi il dottor Parenzo, e anche la lettura molto molto interessante che ci ha dato il rabbino capo di Venezia, devo dire anche di grande qualità e di grande spessore. È difficile, diciamo, chiudere una serata così importante che ha emozionato tutti noi. Io ho avuto in questo momento, fino a questo momento, molti messaggi di congratulazioni, ma soprattutto che testimoniano l'importanza, il valore storico, culturale, umano della serata di oggi. Chiudo le parole di Primo Levi, che avevo accennato prima: se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Non ci fermiamo qui noi, ma continueremo sempre a mantenere accesa quella fiamma che è la memoria collettiva, e lo faremo assieme, lo faremo spero ancora con la comunità ebraica di Padova, con il rabbino capo di Venezia, un percorso che, come dicevo prima, abbiamo iniziato l'anno scorso con i ragazzi, con i giovani, perché gli ebrei d'Italia, la comunità di Venezia, di Padova, sono vittime ma anche testimoni per, diciamo, le giovani generazioni. E mi è piaciuto moltissimo la testimonianza di Franco Perlasca e di Gioia Bartali, perché la storia è fatta di sostanza, di vissuto, è fatta di profumi, di emozioni, di ricordi e di una memoria collettiva che diciamo avete voluto condividere con noi. Grazie da parte mia, del sindaco di Cadoneghe, dell'amministrazione tutta, di tutti i cittadini di Cadoneghe, che questa sera hanno avuto modo di condividere un'ora abbondante insieme a voi e domani, insomma, per ricordare la giornata di domani, il 27 gennaio 1945, 27 gennaio 2021. Grazie Gioia Bartali, grazie Franco Perlasca, avvocato Parenzo, grazie infinite, e grazie anche al rabbino capo di Venezia per la vostra importante e preziosissima testimonianza. Grazie a te Sara Ranzato, che hai voluto costruire una serata così bella, appassionante. Ho visto anche qualche piccola emozione
che rende ancora più vera la serata, grazie alla redazione di Caffè TV 24 che li vedo dietro ai monitor, che hanno lavorato alacremente, grazie a Stereo Città, grazie alle redazioni che hanno collaborato, grazie a tutti i tecnici, grazie infinite a tutti voi e una buona serata.